Buongiorno ragazzi, buon martedì a tutti. Buon martedì a tutti, ci vuole un po' di carica per questo martedì che doveva essere un giorno scoppiettante, il giorno della ciliegina invece. È il giorno del contentino, un contentino che non fa contenti tutti ragazzi, non fa proprio contenti tutti. È il giorno di Messias, quel giocatore che pensavamo fosse sfumato e invece è arrivato. Ragazzi, prima di partire con il video vi chiedo il classico supporto, un bel like, magari mettetelo anche alla fine del video, sentite quello che ho da dirvi, poi giudicate voi e come al solito fatemi sapere sempre la vostra. Oggi voglio fare un discorso su voi, su questo Messias, un discorso anche sulla base di quello che non mi è piaciuto di questa operazione, di quello che mi ha lasciato con l'amaro in bocca. Adesso, a prescindere, ragazzi, che il mercato non va valutato solo su questa operazione, nel senso, leggo tanti commenti che dicono: per me era un mercato da 6,5, da 7, adesso abbiamo preso Messias, è un mercato da 5. No ragazzi, se era un mercato da 6,5 e 7, Messias non alza il voto ma non può abbassarlo, cioè Messias non toglie niente a questo mercato ragazzi, Messias è sempre un valore aggiunto. Dunque, se il vostro mercato era da 7, rimane da 7. Cioè, Messias è sempre un valore aggiunto. Se poi farà schifo quest'anno, non alza niente alla qualità della rosa, però è sempre un qualcosa in più, quindi non si può dire che toglie qualcosa. Fa partire Castillejo? Può darsi, ma Castillejo parte non perché arriva Messias. Castillejo, se parte, è perché vuole andare in una squadra per giocare, perché vuole giocare di più, e al Milan questo spazio non lo trova. Al Milan è una riserva, nemmeno un'alternativa secondo me, e a questo punto arriva Messias al posto suo. Un Messias che statisticamente non è nemmeno così schifoso in Serie A, nel senso, il secondo giocatore con più dribbling riusciti dopo De Paul. Quel De Paul che non è un nome nuovo nell'orbita Milan, era uno dei principali, ecco, dei primi nomi che ruotava attorno a questo fantomatico ruolo, a questo Mister X che doveva essere il dopo Çalhanoğlu. Poi è venuto Ziyech, è venuto Vlasic, è venuto Isco, è venuto anche Emerson Rodriguez, è stato un periodo anche di Luis Alberto, poi sono venuti vari Corona, Sabitzer, Sarabia, Favre, e alla fine è arrivato Messias, è arrivato il nostro salvatore Messias. È questo ragazzi, è questo che mi fa girare le palle, è questo, non è tanto Messias, ma è proprio questo, o il fatto che tutti quelli che dicono però la società si è preso Messias perché hanno visto qualcosa in lui, mi fido di Paolo, mi fido di Massara, io pure mi fido di Paolo, mi fido di Massara, mi fido di questa società che tutto sommato sta operando abbastanza bene. Alla fine Messias non è, l'avessimo pagato a titolo definitivo 10 milioni mi avrebbe fatto incazzare veramente, però 2 milioni e mezzo più 5, 2 milioni e mezzo di prestito oneroso più 5 è un'operazione che mi sa tanto di tamponare questa situazione qua, cioè non è un acquisto a titolo definitivo per il futuro, anche perché ha 30 anni. Cioè io da Messias, quando prendi Favre, mi aspetto un giocatore che non darà subito tutto, ma un giocatore che potenzialmente può crescere negli anni e può diventare protagonista. Da Messias non ho questa pazienza, perché è un classe 91, ha 30 anni, e non mi aspetto, ecco, un giocatore che potrebbe esplodere lo scorso anno. A parte, non mi aspetto proprio un giocatore che potrebbe esplodere, però nemmeno un, cioè non è un giocatore di prospettiva, mi aspetto che il suo apporto lo dia subito a 30 anni. Mi aspetto un giocatore fatto, non un fenomeno, ma comunque un giocatore fatto che sia utile sin da subito. La cosa che non mi convince ragazzi, molto semplice, cioè il fatto, cioè la cosa che non mi fa dire mi fido di Paolo, mi fido di Massara in questa operazione qui, è che comunque è un'ultima spiaggia Messias. Avessimo preso Messias a luglio, allora sì, allora lo dicevo anch'io. Perché? Perché era quello l'obiettivo della società, era quello il profilo su cui voleva puntare la società, e allora mi fidavo della società, mi fido tuttora della società, però mi fidavo su questa operazione perché era il profilo che volevamo. Ma se tu ti riduci l'ultima giornata a prendere un profilo, un piano, nemmeno un piano B, C, D, un piano
G, un piano H, perché questo, ragazzi, è un obiettivo, una conseguenza del sesto, settimo obiettivo sfumato, questo mi fa girare un po' le palle. Questo più che mi fa girare le palle, ragazzi, mi amareggia, perché non è il profilo che almeno sulla carta ci fa fare quel salto di qualità che ci serve per affrontare un girone di Champions molto molto difficile e darci quell'ampiezza, quella lunghezza di rosa che ci può servire per affrontare meglio il campionato. Poi, ragazzi, può darsi che a gennaio arrivi qualcos'altro, può darsi che quelle trattative che non si sono sbloccate ora si sbloccheranno a gennaio, e Messias con quei 2 milioni e mezzo non è che ti pesa così tanto sul bilancio, sull'economia. Però, ecco, quell'amarezza per ora rimane. Fatemi sapere la vostra, fatemi sapere la vostra opinione, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate anche voi, se avete capito un po' il mio discorso. E come sempre, ragazzi, supporto, like, iscrizione, se volete rimanere aggiornati, la campanellina. Una buona giornata a tutti dal Bulga, Forza Milan, ciao.